Venerdì 13 ottobre è stata presentata alla stampa la 7ª edizione di Sposi in Love, fiera dei servizi per il matrimonio. La conferenza stampa si è tenuta nei locali del SAL Borgo Creativo. Dall'abito da sposa agli addobbi floreali, dalle bomboniere alla luna di miele, dal catering stellato alla lista di nozze. Oltre 150 espositori, le eccellenze del settore wedding siciliano saranno protagoniste dal 25 al 29 ottobre 2017 alle Ciminiere di Catania. La 7ª edizione di Sposi in Love sarà un'esplosione di novità che vi lascerà senza parole, ha detto Alessandro Lanzafame durante la conferenza stampa. Ed è con l'emozione di sempre e la passione che ci contraddistingue che annunziamo che le Ciminiere di Catania ospiteranno dal 25 al 29 ottobre la 7ª edizione di Sposi in Love. Ed infine il direttore di Eurofiere Alessandro Lanzafame ha presentato il calendario degli eventi e le novità dell'edizione 2017. Alla conferenza stampa sono intervenuti il vicepresidente di Confcommercio Catania, Rosario Alfino, il direttore responsabile di Spose Magazine, Paola Pizzo, e Antonio Cristaldi, presidente nazionale di Art Hire Studios. Quali le novità per l'edizione 2017? Allora, intanto la soddisfazione di Sposi in Love di approdare al centro fieristico delle Ciminiere, in un percorso di 6 anni dove la manifestazione è cresciuta in modo esponenziale, oggi si candida a diventare punto di riferimento per il sud Italia e quindi oltre 150 aziende presenti all'interno della manifestazione, tutte le eccellenze siciliane. Sposi in Love non è la solita classica fiera della sposa. Sposi in Love credo che i tre aggettivi con cui è stata definita, cioè elegante, unica e inimitabile, credo siano quelli più appropriati, perché elegante è stata consacrata al pubblico come la fiera più elegante, vuoi anche per il colore scelto, questo verde Tiffany. Unica perché è unica nel suo genere, con i suoi eventi dedicati solo ed esclusivamente a questo mondo della sposa, perché è una vera e propria Fashion Week, è una settimana della sposa. Con le nostre 18 sfilate quest'anno siamo secondi solo a Milano, che è una fiera comunque per operatori. E quindi, partendo da mercoledì 25, tutte le future coppie di spose vivranno 5 giorni da sogno, perché vedranno in passerella tutte le nuove collezioni dei maggiori atelier e dei maggiori stilisti siciliani, che presenteranno le loro creazioni 2017-2018. Poi, come sempre, il mai famoso concorso che da 4 anni facciamo, regaliamo un sogno, e che regaliamo un matrimonio, prima organizzazione fieristica in Italia a farlo, ci fa piacere quindi che questo possa contribuire. Proprio ieri, tra l'altro, si sono sposati la coppia che ha vinto l'anno scorso. E cosa dire? Una cosa importantissima, un percorso obbligatorio per i visitatori. Abbiamo pensato anche a loro e agli espositori, chiaramente, perché così c'è una visibilità totale per tutti gli operatori in una struttura che è molto labirintica, ma che è comunque molto prestigiosa, e quindi chi verrà a visitare, spero saranno in tantissimi, avrà un percorso guida semplice, facile, snello, dove poter vedere tutto ciò che serve per il loro matrimonio. Ed infine un ringraziamento chiaramente va alle aziende partecipanti, perché a me piace sempre dire questa cosa, che comunque noi esistiamo, noi organizzatori, o quantomeno io parlo di me, Eurofiere, ok? Perché esistono loro, che in questi anni ci hanno dato una grandissima fiducia, che hanno consentito a creare questo zoccolo duro della manifestazione che oggi approda alle Ciminiere, per una manifestazione che si prospetta essere veramente un evento di rilievo nazionale per tutti gli operatori del settore e per il pubblico. Sposi Magazine e Sposi Love, una partnership tutta made in Sicily. Sposi Magazine è un prodotto editoriale realizzato totalmente in Sicilia, cosa a cui noi teniamo tantissimo peraltro, e che oggi per fortuna ha una valenza, una caratura di tipo nazionale, in verità anche internazionale. Abbiamo deciso, scelto di appoggiare e dare il nostro sostegno a Sposi in Love, perché appunto metterà insieme oltre 150 eccellenze di settore, e noi siamo sempre convinti che le nostre partnership, il nostro lavoro debba essere proprio dato a sostegno di coloro che operano in questo settore, che può a tutti gli effetti diventare un vero e proprio segmento turistico, quindi per il mercato anche del destination wedding. I dati ultimi, recenti, portati alla mano del CTS di Firenze, se non sbaglio, indicano appunto la Sicilia tra una delle mete prossime migliori insieme alla Puglia per il destination wedding, laddove ancora del lavoro deve essere fatto. Allora, per farlo è bene le nostre aziende, spingere le nostre eccellenze e fare in modo così di veicolare economia anche qui. Nello stesso tempo poi Sposi in Love sarà l'occasione per la primissima uscita del nuovo numero di Sposi Magazine, che è alle stampe in questo momento, che ci verrà consegnato il giorno 16 dalla tipografia, e dunque lo presenteremo ufficialmente per la prima volta in pubblico appunto in occasione della manifestazione. Sposi in Love alle Ciminiere.
Crescita anche per le aziende espositrici? Io ritengo che Eurofiera, soprattutto Alessandro Lanzafame, il caro direttore dell'organizzazione, ha avuto molto coraggio ad investire su una fiera importante, importantissima, che oggi, grazie alla scelta di portare Sposi in Love alle Ciminiere, si colloca tra le manifestazioni più importanti d'Italia. Una presenza importante, quindi in termini di quantità, lo stato di salute delle aziende è estremamente sta bene, perché il settore del matrimonio è in forte espansione, in forte crescita, ma soprattutto in grande evoluzione. In questo segmento di mercato estremamente importante, dove gli espositori sono tutti in linea con il mercato attuale che è diventato globale. Non possiamo che augurare come Confcommercio ad Alessandro Lanzafame i grandi successi e un grande, grande in bocca al lupo per questa importante iniziativa che ha messo in scena. Art Air Studio, un partner storico di Sposi in Love. E abbiamo cercato sempre di dare valore a questa manifestazione, perché con la nostra, diciamo che noi ci occupiamo di bellezza. E qui in città c'è tanta gente che ha bisogno di questo, quindi questa manifestazione Sposi in Love è una manifestazione importante per una città come la nostra, che anzi speriamo di averne sempre di più di questa manifestazione, che portino valore a quello che noi facciamo tutti i giorni. Sposi in Love per il sociale, il progetto Laboriusa. Sposi in Love quest'anno diventa una fiera laboriosa, va a nozze con la nostra piattaforma di crowdfunding siciliano e grazie all'impegno di Eurofiere e di Alessandro verrà finanziato dal basso un progetto che vedrà l'acquisto di macchine da cucire per il primo laboratorio sartoriale che verrà ideato e creato a Messina con le immigrate, e l'anno prossimo, 2018, edizione 2018, presenteremo i vestiti confezionati proprio dalle donne che grazie al lavoro avranno un percorso di integrazione.